È un mese di gennaio molto importante per l'Agropoli Calcio perché non ha mai perduto e vuole chiuderlo in bellezza. Buon pomeriggio amici telespettatori. Gioca una partita di bassa classifica qui al Guariglia. L'Agropoli si confronta con il Vigor Lamezia, squadra che viene dal professionismo ma che per effetto del calcio scommesse è stata retrocessa e anche penalizzata. Girone di andata con tutti i ragazzini, poi gli acquisti del presidente Monocchio. La gara sta per cominciare. E sarà l'arbitro Esposito di Aprilia a dirigere il confronto. Dicevamo una gara molto molto importante soprattutto per l'Agropoli Calcio ma anche per la formazione del Vigor Lamezia. Perché vuole dare continuità alla formazione calabrese, a quella che è stata la vittoria di domenica scorsa ai danni della Palmese. Pochi intimi, pochi spettatori per questa fredda giornata di fine gennaio. Siamo nei giorni della merla, però il grande freddo non c'è, anche se nei prossimi giorni si preannuncia, come da stagione appunto, l'arrivo del martempo. La gara è cominciata proprio in questo momento con l'Agropoli in avanti, Siano. L'Agropoli viene dal pareggio di Cava dei Tirreni, poteva essere anche una vittoria. Manfrellotti, area di rigore, si gira bene, eccolo qua il tiro, servito da Bongermino. Le formazioni delle squadre, la Vigor Lamezia, che ora fruirà di un fallo laterale, giocherà con Marino, Mangianaro e Lettieri, Gutta, Cianci e Itri, che è un ex, Golia, Castellano, Fiorentina, Giannuso e Spanò. In panchina vi sono Fazzino, Varricchio, Iannazzo, Torcasio, Anile, Calabria, Perri e Priorelli con mister Antonio Gatto. Mentre replica l'Agropoli con Polverino, Laezza e Gazzaneo, Melis, Chiariello e Cardinale, Siano, Brenci, Manfrellotti, Capozzoli e Bongermino. In panchina siedono Bilancieri, Amendola, Gagliardo, Coco, Francesco Davella, Bernardini, Palumbo, Giuseppe Davella e Cristiano. Insieme con Santosuosso, che però in panchina non è perché è squalificato per effetto del fatto che domenica scorsa è stato allontanato dall'arbitro per aver invaso il campo di 2 metri, cosa molto molto particolare. L'Agropoli ha cominciato la gara in avanti e naturalmente vuole vincere questa partita, vuole sfruttare il turno casalingo. È vero che non ha mai perduto in questo mese di gennaio, ma è pur vero che ha vinto soltanto una volta con 3 pareggi. È un attacco anemico in rete soltanto contro la formazione del Sarnese. Fra l'altro attacco confermato da Santosuosso, in avanti vedete ci sono Bongermino e Manfrellotti, 2 giovanissimi. Siano il migliore in campo con Capozzoli a Cava dei Tirreni. Brenci messo a centrocampo questa volta, o meglio è in una fase di centrocampo perché Pasquale Santosuosso ha messo la squadra col 4-4-2. Cardinale, questi è Chiariello,
Laezza sul Capozzoli, che con i suoi cost to cost ha fatto impazzire domenica scorsa i difensori della Cavese. D'Asiano col giro palla verso Cardinale. Sbagliato l'appoggio di Cardinale, recupera Brenci a centrocampo con grande dinamismo e anche grande capacità tecnica. Capozzoli, c'è il raddoppio di marcatura costante su di lui, lo scambio con Melis, questi è Siano, sulla tre quarti si fa vedere, riceve Gazzaneo che non può crossare di sinistra perché è un destro, preferisce il passaggio verso Brenci, ancora per Capozzoli, chiusa nella sua area di rigore, la formazione ospite, Melis, appoggio corto, poi la palla viene ricacciata fuori dall'area di rigore, quindi Chiariello dove non c'è nessuno però in fallo laterale. Avvio di partita 0-0 fra Agropoli e Vigor Lamezia. Dicevamo, si gioca davanti ad un pubblico esiguo, totale abbandono da parte della città per questa squadra che invece deve salvarsi. In panchina c'è Magna, ottima la giocata del numero 7, Golia, però Chiariello esce bene, Laezza non riesce a ripartire l'Agropoli, c'è posizione di fuorigioco del numero 11, Spanò. Questi è Gazzaneo. Brenci gioca defilato sulla sinistra, ma a centro del campo potrebbe dare molto di più. Melis di testa intercetta il pallone, Laezza subisce fallo, l'arbitro fa proseguire forse per il vantaggio perché non ha voluto fischiare il fallo. Bongermino la perde, non la scarica mai, la recupera ancora Melis, la dà per Manfrellotti. La mette in gioco Siano, Brenci, eccolo qua. Manfrellotti. Siano si fa vedere, riceve Laezza. Va Laezza, possesso di palla per lui. Questi è Capozzoli. Melis. La alza male Melis, però c'è Manfrellotti in aria, la tiene giù, bravo Manfrellotti, il cross, Brenci tiro, ribattuto in calcio d'angolo, ottima l'iniziativa del numero 8 della Groppa, che in questo avvio sembra il più attivo. Va a battere Capozzoli nell'area d'angolo, a giro, la palla viene rinviata un'altra volta e Capozzoli finalmente batte meglio il calcio d'angoli. Non è valido questa volta perché l'arbitro fa un richiamo verbale a Bongermino e un difensore ospite che lo marca. Palla rinviata, poi disimpegno perfezionato da un difensore, va a battere Gazzaneo. Siano, fallo su di lui, Esposito di Aprilia, ferma il gioco, comanda, calcio di punizione all'Agropoli. Melis cambia gioco, Melis in direzione di Laezza, c'è anche Capozzoli, infatti lo scarico proprio su di lui, punta l'uomo Capozzoli, c'è il raddoppio di marcatura, la finta, poi non è il suo piede il destro quindi la mette male,
Siano recupera la palla, non si intende con Melis, chiuso a riccio in difesa la formazione ospite. Itri, eccolo qua Alex. Anzi non era Itri, era il numero 3, Lettieri. Ancora lui di testa. Capozzoli. Agropoli cerca sempre le giocate di Capozzoli. Questi è Siano, buona la finta, mette in gioco Cardinale. Brinci, poi Manfrellotti. Manfrellotti palla sul destro, poi sul sinistro. Per Gazzaneo, fallo su Gazzaneo, calcio di punizione all'Agropoli. Quantomeno questo arbitro i falli li sta vedendo tutti. Chissà se il rigore su Capozzoli lo chiamerà, perché sono due domeniche di seguito che l'arbitro non fischia rigore a Capozzoli, nonostante ci fosse nettamente anche a Cava dei Tirreni, è stato così. Sulla palla Siano, il suo ritorno ha coinciso con la striscia di risultati utili per l'Agropoli. Palla in alto, buona, e non va in gol, la palla di Bongermino è la prima azione gol dell'Agropoli. Hai spezzato completamente. Agropoli vicino al vantaggio, dunque all'undicesimo minuto del primo tempo con Bongermino. Poi scatta benissimo il giocatore numero 9 nella retroguardia dell'Agropoli, esce però il portiere. Batti e ribatti, pallone poi a centrocampo, c'è fallo però, calcio di punizione. Agropoli dunque vicinissimo al vantaggio all'undicesimo minuto con Bongermino, undicesimo dicevamo perché Bongermino è entrato su un cross di Siano, ha toccato la sfera che è finita però di poco a fondo campo. Difende bene la palla a Bongermino, poi hanno buon gioco quelli del Vigor Lamezia e sparacchiano fuori. Sabato prossimo l'Agropoli giocherà sul campo del Rende. Ricordiamo quando all'andata fu pessima la direzione di gara di quel Fusco di Brindisi, il cui fantasma aleggia sul campionato dell'Agropoli. Ci furono ben 5 squalificati, 2 rigori contro, una cosa da dimenticare davvero. Fuori gioco di Manfrellotti. Difficile le operazioni di recupero della sfera, volutamente è chiaro che il Vigor Lamezia porta avanti una condotta di gara molto ostruzionistica, non può fare altro. Portierone di oltre 2 metri, classe 86, anzianotto pure. Viene dalla regina, si chiama Marino. Cardinale. Polverino rilancia in avanti di sinistro. Un buon calcio Polverino. Poi c'è un fallaccio del numero 7, Golia. Poi una chiarificazione tra Laezza, lo stesso Golia e l'arbitro che aveva richiamato verbalmente l'esterno basso dell'Agropoli.
eccolo qua Marino, di lancia di destro, Gazzaneo, Brenci. Brenci, effetto il cross, la palla ricacciata in qualche modo dai giocatori Lamezzini. Ricordiamo che il Vigor Lamezia è la squadra dove un giocatore di Agropoli per lunghi anni ha militato, Andrea Pippa. C'è un fallaccio e l'arbitro non chiama, ma nemmeno quest'altro. Melis rimane dolorante a terra. Più possesso di palla per l'Agropoli, ma soltanto una occasione all'undicesimo minuto, all'undecimo da parte di Bongermino. Dicevamo coppia d'attacco molto molto giovane quella dell'Agropoli, Bongermino e Manfrellotti. Non danno, benché bravi, non danno il giusto peso in attacco. Marcano molto bene e lo limitano. Capozzoli, giocatori della Vigor Lamezia. Poi c'è un fallo sulla Ezza, anzi su Siano. Brenci, Siano, Cardinale, pallone su Manfrellotti, poi Bongermino, palla sul sinistro, Brenci, area di rigore, prepara il destro, ribattuto il tiro, Melis ci prova, ribattuto anche il suo tiro, la Ezza mette in gioco Chiariello da quest'altro lato, poi ci sta Cardinale. Siano, l'Agropoli quando deve attaccare trova grandi difficoltà. Eccolo qui, Capozzoli va via alla sua maniera, entra in aria, da Bongermino che liscia, Manfrellotti, Brenci, Brenci, gol, no! E gol fallito dall'Agropoli, sembrava che la palla potesse entrare. Al sedicesimo minuto l'altra azione gol dell'Agropoli, ispirata naturalmente dal solito Capozzoli. Vigor Lamezia ora in avanti con Giannusa, poi Litri. L'altro centrale difensivo è Cianci, eccolo qua, il lungo lancio di Cianci che è molto bravo, i due centrali sono bravi. Polverino rimette la palla nella metà campo avversaria, Bongermino viene fermato da Itri. Ecco Manfrellotti che comunque perde la palla. Brenci è il più attivo in questo inizio di partita. Ora è ancora Giannusa, giocatore dell'81 di grande esperienza. È alzato un po' la gamba Bongermino, probabilmente l'arbitro avrebbe anche potuto fischiare. Brenci, Gazzaneo, Melis di prima intenzione, ancora su Cianci però, e poi il portiere la manda in fallo laterale, un po' goffo questo Marino, beccato anche dal pubblico.
Pongermino, il passaggio di ritorno, ancora non c'è fallo, dice l'arbitro. Scatta molto bene, però la palla è finita fuori. Numero 11, si trattava di Spanò. Stai zitto! La meglio la formazione del Vigor Lamezia. Ancora Spanò. Polo Spauracchio, Spanò di questa squadra. Mellis combatte a centrocampo, riesce ad avere la meglio, la dà a Capozzoli che con una volée tenta di superare il suo avversario, non gli riesce, però i calabresi mandano la palla in fallo laterale, rimessa per Gazzaneo. Brinci. Cianci su Bongermino, sta avendo la meglio, dobbiamo dire. Eccolo qua Giannosa. A spazio. Buon sinistro, palla al limite. Ottimo il colpo di tacco su Spanò. Poi libera l'Agropoli. Con disinvoltura, troppa forse. Poi Laizza manda la palla in fallo laterale. Mellis appoggia verso gli avversari, poi la palla finisce in fallo laterale, l'Agropoli pasticcia quando il Vigor Lamezia sale. Nulla di fatto, 0-0 il punteggio. Ora la Vigor Lamezia sta reagendo un po' ad un avvio abbastanza prorompente dell'Agropoli, niente di trascendentale, tanto per ricordare i primi tempi di Sarnese. E Leon Fortese. Sono molto lenti quelli da Vigor Lamezia a rimettere la palla in gioco, d'altra parte hanno tutto l'interesse a far passare i minuti. Poi c'è fallo sulla Ezza, calcio di punizione a favore dell'Agropoli. Polverino, la tocca Manfrellotti, poi Bongermino su Capozzoli, va Capozzoli, itri su di lui, eccolo qui Capozzoli, palla sul sinistro, il cross, il battuto, ancora lui, troppo chiuso il Vigor Lamezia per l'uno contro uno di Capozzoli, si spegne con il tempo la pressione dell'Agropoli. La Vigor Lamezia ora controlla meglio la partita. Cardinale. Manfrellotti bravissimo in anticipo su Bongermino. Molto farraginoso. Cianci ha proprio buon gioco su di lui. Fallo, calcio di punizione. Giannosa sulla palla. Palla scodellata in aria, molto buona, il colpo di testa, c'è posizione di offside però. Il punteggio rimane bloccato sullo 0-0 iniziale al 23esimo minuto del corso del primo tempo. E Cianci l'ultimo a toccare. L'anno scorso all'Interregio Cianci
Siano cambia gioco in direzione di Laezza. Poi Chiariello costretto a darla in avanti sul pressing degli attaccanti calabresi. Fallo di Manfrellotti su Giannusa. Si prosegue per il vantaggio come fa cenno l'arbitro. Giannusa è sempre libero di ispirare la propria squadra. Golia. Palla per Castellano. Poi al limite Spanò. Si fa vedere, riceve il numero 2 Manganaro e poi la palla deviata in fallo laterale. Le note difficoltà iniziali in calcio d'angolo, chiedo scusa, le note difficoltà sempre di impostazione dell'Agropoli vengono fuori sempre, soprattutto in casa al Guariglia, mentre la squadra quando deve difendersi e rintuzzare fuori casa si esprime meglio. Ancora un lungo tempo prima che si possa battere questo calcio d'angolo. Permissivo direttore di gara Esposito di Aprilia. Ottimo giro il cross, il traversone di Giannusa, però troppo in profondità, la palla finisce in fallo laterale dall'altro versante. Avvio di partita che doveva essere abbastanza spumeggiante per l'Agropoli, invece è sottotono, noioso. Manfrellotti, fallo su di lui, l'arbitro non fischia. E c'era netto questo fallo, si è visto da lontano. È stato tirato dalla maglietta Manfrellotti. L'anticipo di Cardinale, ma ancora buon gioco, la formazione di Gatto. Questi è Golia, il cross buono, palla su portiere Polverino, prima azione gol degli ospiti. Gazzaneo, Buongermino subisce fallo. Lamezia che viene fuori dopo un avvio in sordina. Fallo di Buongermino, calcio di punizione. Ancora Giannusa sulla palla e ora i minuti passano, l'Agropoli non riesce a confezionare nessuna palla gol. Colpo di destra di Chiariello. Poi la palla finita in fallo laterale, l'ultimo a toccare il giocatore della Vigor Lamezia. Colpo di testa di Manfrellotti su Buongermino. Va Buongermino, tallonato da Itri. Conquista calcio d'angolo. Proprio questa prima fase della partita dimostra quanto sarà difficile la salvezza per l'Agropoli. Palla a giro, come sempre, però, quindi corta. Ma non c'è un altro che batte il calcio d'angolo nell'Agropoli, solo Capozzoli, che è l'unica cosa che non sa fare. Palla in aria, ancora calcio d'angolo, l'arbitro però vede un fallo, c'è calcio di punizione. L'assenza di una punta si vede in questa squadra, nell'Agropoli, cosa d'altra parte che diciamo da tempo, ma anche degli schemi offensivi quando la squadra gioca in casa.
puntare tutto su Capozzoli, poi cosa ormai nota a tutte le squadre, quindi c'era sempre il doppio di marcatura, spesso e volentieri non paga. Eccolo qui Manfrellotti, va via molto bene Manfrellotti, su Cianci che ha più vita dura su Manfrellotti che su Bongermino, poi la palla è uscita fuori. Marino va a battere. C'è fallo di Siano, giusta la decisione dell'arbitro che ha spinto, però ci chiediamo, giusto fischiare così, poi in precedenza non ha fischiato quel fallaccio su Manfrellotti. Bongermino, Melis, Brenci, quello qua Brenci va via molto bene, è solo però, c'è subito il raddoppio di marcatura. Fallo di Bongermino, calcio di punizione, netto il fallo. Sarebbe ora però che Santos Rosso spostasse Brenci più nel centro del campo e non defilato sulla sinistra. Colpo di testa di Cardinale, poi Siano su Melis, hanno preso le misure quelli della Vigor Lamezia, Manfrellotti, Bongermino, lo scambio fra i due, Cianci anticipa, fuori gioco però, da Giannuso la palla verso il numero 9, Fioretti, però la posizione è irregolare, Melis... Capozzoli, servito bene questa volta, va all'uno contro uno Capozzoli e su Lettieri entra in aria il cross, la palla colpita da Cianci che è bravissimo. Giannusa, certo tre giocatori di esperienza come Itri, Cianci che è un 94 comunque, Giannusa con Spanò in avanti. Quindi anche... Castellano e Manganaro, una squadra questa rifatta che può fare il risultato ovunque, d'altra parte ha battuto anche il Siracusa in casa. Capozzoli, sbagliato l'appoggio su Bongermino e quindi la Vigor Lamezia in avanti, Giannusa, il traversore di Giannusa su Golia spostato da quest'altro versante da parte di Gatto. Mister Gatto, e allora Brenci, sbagliato l'appoggio di Brenci, l'Agropoli sta giocando male. Siano, Laezza. Bongermino, servito da Capozzoli, molto farraginoso Bongermino, poi fa fallo, calcio di punizione. E ora i tifosi dell'Agropoli invocano il nome di Palluotto. Prossimo mese, sono 4 anni che è morto, ex capotifoso dell'Agropoli. Marino, dopo una prima fase timida da parte della Vigor Lamezia, poi la formazione di Gatto è uscita fuori e ha ammonito Bongermino, come l'arbitro l'aveva avvertito, la panchina dovrebbe alzarsi e mandarlo via, perché questo qui ci farà giocare l'Agropoli in 10 fra poco. Cardinale, da Brenci verso Siano,
Laiz, una squadra decisamente trasformata in negativo rispetto a quella di Cava. Eccolo qui Bongermino. Melis. Poi Bongermino e Capozzoli non si intendono. Siano. Brenci. Si fa vedere che in sovrapposizione Gazzaneo. Poi servito Manfrellotti. Cross, Manfrellotti, esce però il portiere. Giannusa, poi l'anticipo di Brenci, bravissimo, va via Brenci molto bene. Da solo c'è Capozzoli, serve per Bongermino e questa volta chissà se c'era o meno. Sembra che il giocatore Lettieri potesse tenere in gioco Manfrellotti. Laizza, Siano, Cardinale. Chiariello, il lungo lancio di Chiariello, sbagliato però. Quando si scavalca il centrocampo non c'è mai la possibilità di poter... poter avere un'azione importante. Da Bongermino verso Brenci, lo scarico verso Siano, lungo lancio, sempre sul Capozzoli, anticipato però da Lettieri, fallo e ammonizione anche questa volta, fallo sulla Ezza. Ammonito Spanò. Il gioco rimane fermo perché la Ezza. Calcio di punizione all'Agropoli dunque, con Capozzoli che si appresta a battere il calcio di punizione. Laiz abbandona il campo, speriamo non sia nulla di grave perché questo giocatore è importante per l'Agropoli. Si è giocato davvero molto poco in questo primo tempo e quando si è giocato male. Non è una bella partita. Palla in aria, colpo di testa di Cardinale, però c'è fuori gioco. Sale benissimo la difesa del Vigor Lamezia, coordinata da un Itri e un Cianci esaltanti, dobbiamo dire oggi. D'altra parte su Manfrellotti e Bongermino, due giocatori esperti come loro, hanno la meglio, per cui colpo di testa di Laizza che è rientrato in campo, poi quello di Spanò, il fallo di Bongermino, l'arbitro lascia correre, c'è fallo laterale, azioni confuse, si gioca malissimo, è una partita di eccellenza. Davvero molto scadente il livello oggi.
fallo, calcio di punizione per la Vigor Lamezia. Piazzata la difesa dell'Agropoli, Giannusa sul pallone. Area di rigore, colpo di testa, palla alta, però l'arbitro vede un fallo. Ferlotti la tiene in campo su Bongermino, va Bongermino, non c'è il fallo, ha ragione l'arbitro, non c'era il fallo, è Bongermino che invece ha simulato un fallo, questa volta sì. C'è il calcio di punizione a favore della formazione di casa, Capozzoli sulla sfera. La Vigor Lamezia controlla benissimo la partita. Palla in aria, Manfrellotti la sfiora, c'è calcio d'angolo. L'arbitro dice che è calcio d'angolo, l'assistente ha detto di no, l'arbitro ha detto di sì. L'ultima decisione spetta all'arbitro. Bravissimo il portiere con stile questa volta. Minuti passano. Mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Punteggio di 0-0. Itri. Poi la palla finisce a fondo campo. Ancora palla messa in fallo laterale, l'ultimo toccare, il giocatore dell'Agropoli. C'è un nulla di fatto chiarissimo perché la partita è davvero molto molto equilibrata. Forse il peggiore Agropoli della stagione. Almeno in questo primo tempo. C'è il retropassaggio, non c'è nessun pressing sul portiere. Cardinale di testa. Mellis. Fallaccio del numero 9. La munizione. È il numero 2. Ah, è il 4, non riusciamo a vedere perché le magliette sono a strisce. Sì. Gutta. Classe 98. Sembra Dybala per le sue sembianze fisiche.
Cardinale, la scodella al limite, proprio lui, Gutta, 98 di testa. Poi il fallo di Cardinale, calcio di punizione su Spanò. Ma non capisce l'arbitro che c'è una condotta ostruzionistica netta da parte della Vigor Lamezia. Giannusa gioca d'esperienza e lui ha tanta inesperienza. Itri, in grande stile Itri, lancio in avanti. Bongermino, perde ancora la palla Bongermino, alla meglio Spanò, va Spanò e sulla tre quarti, il tiro di Spanò alto, chiude bene il primo tempo la formazione ospite. Giganteggia Cianci sulle punte dell'Agropoli. Poi c'è il fallo, calcio di punizione a favore della Vigor Lamezia, si gioca pochissimo. Laezza. Brenci. Cambia gioco, direzione di Capozzoli, va Capozzoli. Aspettano tutti la giocata di Capozzoli. Ma c'è subito il raddoppio di marcatura su di lui. Bongermino. Subisce fallo questa volta Bongermino, calcio di punizione a favore dell'Agropoli. Gara ormai terminata nel primo tempo, probabilmente stiamo assistendo al minuto di recupero, al due minuti, non si è alzata la lavagna. Probabilmente l'ultima azione per il primo tempo per passare dell'Agropoli, l'ennesima. La palla in aria, Manfrellotti ribatte benissimo Itri e finisce qui il primo tempo. 0-0 il punteggio, risultato giusto, l'Agropoli poteva passare all'undicesimo. E al sedicesimo la formazione ospite poi è venuta fuori, ha tenuto palla, quasi mai però è stata pericolosa, e comunque ha preso campo e ha giocato meglio sicuramente nella seconda fase del primo tempo. A risentirci per la ripresa, 0-0. Cominciato dunque il secondo tempo di Agropoli Vigor Lamezia, per chi proprio in questo momento si fosse posto all'ascolto in visione, il primo è terminato con il punteggio di 0-0, un 0-0 molto molto fiacco fra le due squadre. Ecco Bongermino, scadente il suo primo tempo, speriamo meglio la ripresa. C'è un netto fallo di mano. Si hanno sulla palla. Palla al limite su Chiariello, che era andato anche bene ma troppo in profondità la sfera.
Capozzoli, Bongermino anticipato e poi la palla messa in fallo laterale. L'Empoli vince a Napoli. Le formazioni delle squadre, la Vigor Lamezia gioca con Marino, Manganaro e Lettieri, Gutta, Cianci, Itri, Golia, Castellano, Fioretti, Giannusa e Spanò. Replica la formazione del, in banchina tiene Fazzino, Varricchio, Iannazzo, Torcasio, Anile, Calabria, Perri e Priorelli. In panchina l'allenatore Gatto. L'Agropoli risponde con Polverino, Laezza e Gazzaneo. Melis, Chiariello, Cardinale, Siano, Brenci, Manfrellotti, Capozzoli e Boncermino. In panchina Bilancieri, Amendola, Gagliardo, Coco, Davella, Francesco, Bernardini, Palumbo, Davella, Giuseppe e Cristiano. Santosuosso, l'allenatore, come sapete però è squalificato per un turno e quindi sta in tribuna. Dirige il confronto Esposito di Aprilia. Il punteggio è di 0-0, una partita molto molto blanda sotto l'aspetto del gioco e del ritmo. Laezza, servito da Chiariello, poi c'è il fuorigioco, statuari i due centrali della Vigor Lamezia, sono l'ex Itri e Cianci. Brenci, sbagliato l'appoggio di Brenci, quindi a buon gioco la formazione ospite. Ottimo l'intervento di Chiariello che però fa fallo secondo l'arbitro. Giannusa sulla palla. C'è anche largo il numero 7 Golia, che per ora si accentra. Palla sulla tre quarti. Giannusa prova il tiro, però finisce fuori. Al quarto minuto la punizione di Giannusa. Manfrellotti. C'è fallo di Manfrellotti, calcio di punizione, l'Agropoli non trova sbocchi. È piazzato benissimo il dispositivo degli ospiti. La palla recuperata dall'Agropoli, Bongermino, Bongermino, non la passa. Poi Manfrellotti il tiro, parata del portiere. Siamo già dall'altro versante con Spanò che recupera palla su Gazzaneo. Non c'è il fallo, ha ragione l'arbitro Golia. Entra in aria Golia, semina il panico, para il portiere e la Vigor Lamezia è vicina al vantaggio.
Calcio d'angolo per Vigor Lamezia, i soliti tempi lunghissimi. Palla in aria, esce Polverino, molto bene, anticipando il suo avversario, però c'è in posizione di offside. Polverino. Nulla di fatto, dunque. La palla è finita fuori. L'Agropoli è incapace proprio di fare azioni. Vigor Lamezia che è partita davvero molto bene, bravo Bongermino in questa fase. Melis, c'è fallo, calcio di punizione, ancora una ammonizione, ma è già stato ammonito, quindi rosso. Rosso Giannuzzo su. Questa è una mazzata per la Vigor Lamezia. Due rossi dunque. Due rossi. Che combinato l'arbitro, eh. Fuori, vediamo se metterà fuori anche Giannusa, vediamo. Tutte e due espulsi dunque. Improvvisamente l'arbitro dà una grande mano all'Agropoli. Vediamo se l'Agropoli saprà fare tesoro di questo vantaggio numerico in campo. Due giocatori espulsi, il numero 6. No, il numero 4, Gutta, e il numero 8. Anzi, il numero 10, Giannusa. Dimezzato praticamente il centrocampo. L'Agropoli dunque gioca contro un Vigor Lamezia a 9 uomini, vediamo se saprà approfittarne. L'Agropoli di questo ultimo primo tempo probabilmente non lo saprebbe fare, vediamo. Siano. Capozzoli. Un fallaccio su Capozzoli, calcio di punizione. Questi è Capozzoli sulla palla. Farebbe bene a tirare in porta. Si perde sempre molto tempo, si gioca molto poco. L'Agropoli adesso gioca contro 9 uomini.
sbagliato a battere Capozzoli il calcio di punizione. Vuole battere il calcio d'angolo. Sarà il solito calcio d'angolo corto come sempre o farà un'eccezione questa volta? Vediamo. Ha battuto meglio questa volta, la difesa libera molto bene, Gazzaneo la cattura sul tre quarti e chiuso ora il Lamezia Terme. C'è fallo di Melis, calcio di punizione. Adesso Melis. Ma non è, Melis non ha capito che ha fatto un fallaccio. È una squadra deconcentrata l'Agropoli, è una squadra deconcentrata. Adesso con le due espulsioni, invece di calmare gli animi, di mettersi sotto e cercare di vincere la partita, Marino, il portiere della formazione della Vigor Lamezia. L'altro difensore probabilmente è un terzino, Torcasio. Siano. Capozzoli. Siano servito sulla destra. Sbaglia tutto Siano però. Chiariello non ha fatto fallo. Chiariello non c'è il fallo di Chiariello, ma l'arbitro lo ha fischiato comunque. È evidente che ora il direttore di gara, dopo la doppia espulsione, tenterà anche di tutelare il giocatore della Vigor Lamezia. A nostro avviso discutibile doppia espulsione. Polverino. Graziano alla Ezzi. Il cross di Laezzi. Bravo il portiere Marino. Poi Polverino la mette in fallo laterale. Davvero una partita da dimenticare. L'Agropoli, punteggio di 0-0. L'Agropoli gioca davanti a 9 giocatori avversari perché 2 sono stati espulsi. Conquista fallo laterale la Vigor Lamezia. Questa volta nel tentativo di voler colpire l'avversario, invece col pallone ha colpito la bandierina. Fuori Gazzaneo.
entra Davella. Spostato Brenci a centrocampo. Garzaneo è entrato con il numero 18, Daniele Palumbo. No. E Davella, giocatore entrato. Siano, Davella, eccolo qua. Ora Brenci opera più al centro del campo. Palla al limite. Manfrellotti, la rovesciata di Manfrellotti, la palla del portiere, però molto debole. Al sedicesimo del secondo tempo. Avvia molto bene il numero 7, poi scatta il numero 9 in fuorigioco. E a 9 uomini il Vigor Lamezia da filo da torcere all'Agropoli. Fioretti si era presentato davanti al portiere. Sicuramente un Vigor Lamezia a testa alta oggi, 9 uomini. Sta mantenendo bene, buon Germino, l'appoggio per Brenci, va Brenci, possesso di palla per lui, prepara il destro, lo dà male su Capozzoli che riesce a recuperarla, uno contro uno di Capozzoli, sta per entrare in aria, lo fa, il cross in basso, la palla in rete, ha segnato l'Agropoli, Davella, 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 gol, Francesco Davella. Francesco Davella dunque, portato in vantaggio l'Agropoli. Ha dovuto dunque aspettare tanto l'Agropoli, proprio un agropolese doc come lui, il nipote del grande Margiotta, porta in vantaggio l'Agropoli. È arrivato al 18° minuto del secondo tempo con la formazione ospite, ora 9 uomini. L'Agropoli ha sbloccato il risultato. Con Francesco Davella, giocatore che da 2 anni è nell'Agropoli, che forse tutto sommato non ha avuto lo spazio al di là del gol che ha fatto, che merita. C'è fallo ora, calcio di punizione, il fallo di Laezza. L'ultimo a toccare, giocatore della Vigor Lamezia. Ottima la giocata di Capozzoli, poi hanno buon gioco quelli. Uomo.
Il gol dunque di Bomberino d'Avella. Che ora serve Siano. Non c'è il fallo, dice l'arbitro, va l'ultimo a toccare il giocatore dell'Acropoli. Boncermino non riesce a recuperare la palla. Hanno buon gioco quelli della squadra ospite. La Ezza combatte il numero 9 Fioretti, molto bravo dobbiamo dire, mette in difficoltà sempre la retroguardia dell'Acropoli, che non ci sembra in maniera perfetta. Il fallo di Giuseppe D'Avella questa volta, l'autore del gol. Avevamo detto Francesco D'Avella, ma è Giuseppe D'Avella, il più piccolo dei D'Avella, entrambi però molto molto bravi. La palla in aria, Polverino, nonostante i 9 uomini, la Vigor Lamezia è una squadra, e Cianci ora va a provocare il giocatore dell'Agropoli, vediamo un po', vediamo che ha visto l'assistente ora. Ne manderanno due dell'Agropoli, sicuro. Rosso a Cardinale, è rigore, rosso a Cardinale è rigore, che ha combinato l'arbitro, è giustissimo quella, la decisione, se Cardinale ha colpito il giocatore c'è tutta la decisione dell'arbitro. Brusiella. Vediamo se è stato a gioco fermo o no, perché se non è a gioco fermo il rigore c'è tutto. Ma Cardinale non può fare una cosa del genere. Se la palla era in gioco, il rigore c'è tutto. Cardinale è proprio l'uomo più esperto. E domenica a Rende mancherà proprio Cardinale. In una partita difficilissima, anzi sabato. Fioretti proprio il migliore della squadra ospite dopo l'uscita di Giannusa. E la partita si rimetterà in equilibrio se il portiere non riuscirà a sventare. Quest'anno ha parato 3 rigori. Potrebbe decidersi qui la stagione dell'Acropoli se non dovesse vincere questa partita. Possibilità di pareggiare per la Vigor Lamezia sul calcio di rigore. Fioretti contro Polverino. Rete, rete, ha segnato Fioretti. I giocatori dell'Acropoli dicono che non è il gol. Pareggio della Vigor Lamezia sul rigore. Caccia con Cronato.
pareggio della formazione della Vigor Lamezia 1-1, tutto da rifare per l'Agropoli che ora è soltanto un... ha una superiorità numerica ma ha 10 uomini di 1, davvero un autogol incredibile da parte dell'Agropoli. Cardinale ha perso la testa, 1-1 il punteggio, è la stagione davvero questa, nata malissimo, che sta finendo peggio. Buon Germino, l'appoggio verso Capozzoli, Brinci, Capozzoli ancora, palla in aria, Siano, tiro di Siano ribattuto, ora è Laezzi, sale come centrale. Cioè perde la testa proprio l'uomo di maggiore affidamento dell'Agropoli, lui che ha giocato in Serie A, con il punteggio di 1-0 e 9 uomini, gli avversari, fa fallo, fa rigore, incredibile. Siano, palla su Manfrellotti, non va però, perché esce Marino, ora gioca sul velluto la Vigor Lamezia. Anche perché l'Agropoli perde il suo uomo migliore, il capitano, per la gara di sabato a Rende. Brinci chiude benissimo la Vigor Lamezia. Palla in aria, l'Agropoli non riesce ad essere pungente. Chiariello di testa. La Izza poi alla meglio. Fallo, calcio di punizione per l'Agropoli. Sta succedendo di tutto in questa partita. Sta succedendo di tutto in questa partita. Uno il punteggio. Donato, basta! Basta! La barriera è forte di almeno 5 uomini, 6, con 2 dell'Agropoli. Siamo alla mezz'ora esatta del secondo tempo. È un passaggio verso il portiere. Nulla di fatto, 1-1. Davvero un'occasione sciupata quella dell'Agropoli. Fioretti, che bravo giocatore. Laezzi salva il calcio d'angolo, non il fallo laterale. Roma,
Capozzoli, Siano, Brenci, servito Buongermito male però, Laizzi rilancia in avanti, hanno meglio buon gioco quelli della Vigor Lamezia. L'inconsistenza delle punte, soprattutto di un gioco da parte dell'Agropoli, ha fatto la differenza in questa gara. Fallo su Manfrellotti, calcio di punizione all'Agropoli. Mellis, Chiariello, l'Agropoli si è messo con la difesa a 3 ora, con Chiariello, Mellis, non c'è fallo dice l'arbitro, e Chiariello appunto è Laizza, poi c'è fallo chiamato dall'arbitro a favore della Vigor Lamezia. Pareggio della Vigor Lamezia è stato dunque fallo di mano, calcio di punizione a favore dell'Agropoli, si appresta a fare un'altra sostituzione la formazione di Santo Susso. Laizza, Capozzoli, Brenci, Capozzoli, Capozzoli, fallo di Buongermino, ha ragione l'arbitro, calcio di punizione. L'Agropoli è inesistente, incapace di fare qualsiasi azione gol. Laizza, fallo sulla Laizza, calcio di punizione. Davella, Siano, Brenci, Capozzoli, palla in area di rigore, battuta però da Itri, il colpo di testa di Polverino in fallo laterale. Esce Fioretti, il migliore della sua squadra, autore del gol del pareggio sul calcio di rigore. Si gioca però molto poco, la partita è spezzettatissima. L'Agropoli non accelera le azioni di gioco, né tantomeno pressa.
Esce Fioretti, entra Fiorelli. Entra Priorelli. Vico la mezza in avanti. Non c'è, c'è fallo, calcio di punizione. No, è un'ammonizione però per simulazione questa volta. Una partita così brutta da Agropoli non si vedeva forse da molti, una decina di anni. Il pareggio poi fino a questo momento è sostanzialmente giusto. Fuori Brinci ora. Dentro Coco. È uscito il numero 8, Leonardo Brinci. È entrato con il numero 15, Matteo Coco. Laezza, Coco, Monfrellotti. Quando arrivano sui piedi delle punte dell'Agropoli la palla, l'azione finisce, recuperata da Laezza. Siano, palla al limite da parte di Siano, prova il tiro Siano, fuori però, nulla di fatto. Melis la tiene in campo, la dà Polverino, Chiariello, Melis, Laezza, Coco. Coco mette la palla giù, sembra che gioca solo lui, ora la dà Laezza, male. Ma dove l'hanno preso sto Coco? La partita si trascina stancamente alla conclusione, siamo al 39esimo minuto, 40esimo. Buongermino, Capozzoli, Manfrellotti. Mantiene il possesso della palla, c'era forse fallo. L'arbitro non l'ha fischiato, Siano, il tiro fuori alto. Nulla di fatto, 1-1 il punteggio. L'Agropoli si è fatta male da sola. C'è fallo di Priorelli, chiedo scusa, anche lui un ragazzino, è del 96, Chiariello, Agropoli non riesce a vincere, ultima vittoria con la Sarnese, poi 4 pareggi consecutivi, se questo sarà un pareggio manca pochi minuti, la palla finisce fuori. L'arbitro firma il gioco, vediamo. Ammonito Gagliardi, giocatore della panchina. Non si è giocato niente, non si è giocato.
cattiveria, niente, niente, niente. Chiariello, ultimi assalti dell'Agropoli, vabbè che ce ne sono stati pochi durante questa partita, a dire il vero. Coco, vabbè, ma questo può giocare solo lui, questo qua. Il giocatore prende palla, mette la testa in giù, ma Davella, autore del momentaneo vantaggio dell'Agropoli. Poi la palla verso il centro. Priorelli e Melis. Sale il vigor Lamezia. Da Chiariello verso Melis. Ancora un passaggio sbagliato. Recupera Siano. Supera la linea centrale del campo. La dà a Capozzoli, il cui colpo di tacco finisce male. La Ezza ancora. Palla su Davella. Davella punta il suo avversario. Arriva al limite. Buoncermino. Tira Buoncermino. Poi fa fallo, calcio di punizione. Rigor Lamezia sta portando a casa un punto preziosissimo, l'Agropoli sta intraprendendo la strada per la retrocessione. Melis. Chiariello. Non già cocciano niente più. Non già cocciano niente. La palla è finita fuori. Fermato questa volta tutto Chiariello. Poi c'è fallo, calcio di punizione. 6 minuti di recupero. Ma se questo è il trend. 6 minuti di recupero. Minuti di recupero. 6. Ottima la giocata di Spanò, la palla per Priorelli, entra in aria Priorelli, è solo, para il portiere, la respinge, Coco, la tira in campo, anzi non riesce a tenerla in campo. Adesso siamo però al ridicolo, Coco gli ha dato la palla normale. Priorelli. Siano. Laezza. Coco. Naturalmente non passa la palla. Cioè. Ma non c'è nessuno che glielo dice a questo Coco che la palla, che questo è un gioco che si gioca a 11. Melis. Davella. Manfrellotti, non c'è fuorigioco. Manfrellotti, la palla è quasi sulla linea. Manfrellotti, manca il gol della vittoria.
Mellis. Chiariello, Gavella, ancora lui, palla in aria, forse poteva esserci anche un qualcosa che non c'è. Siano, palla in aria, Davella, Davella, e poi la palla finisce in calcio d'angolo. Ultimissime azioni della partita. Coco sulla palla. Ha sbagliato a battere anche il calcio d'angolo. Ma dove l'hanno preso? Chi lo ha portato questo qui? È incredibile. Ma il mancino doveva battere. Ma. Comunque si va alla fine di questa partita, ormai siamo agli ultimissimi istanti, 1-1 è il risultato forse anche più giusto per come sono andate le cose in campo. L'Agropoli aveva avuto servito sul piatto d'argento la vittoria con due espulsioni in una sola volta e invece si è complicata totalmente la vita. Coco, lunga, area di rigore, esce per il portiere di pugno. Da Chiariello verso Siano. Davella è stato l'uomo più attivo dell'Agropoli in questa partita, dobbiamo dire, al di là del gol, è quello che forse si salva dal grigiore generale. Al gol dell'Agropoli da parte di Davella ha replicato Fioretti sul rigore. Siamo al limite, Siano, Davella entra in aria, Davella perde la palla. E scatta il contropiede degli ospiti. Castellano, c'è Priorelli solo in aria. Palla per Spanò, Priorelli, possibilità di vantaggio, Priorelli perde l'attimo giusto, l'arbitro guarda il cronometro, fischia fallo. Coco, pallone per Capozzoli, 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 entra in aria, non c'è rigore, non c'è. E finisce 1-1 la partita. Rosso a Capozzoli, rosso a Capozzoli. L'Agropoli si fa male da sola, non c'è il rigore questa volta. Rosso pure a Bongiornino, mi sa. Rosso Capozzoli e Bongiornino, è finita proprio malissimo per l'Agropoli. E allora l'Agropoli si fa male da sola, l'1-1 è un risultato giusto, questa volta non c'era il rigore. Cardinale ha perso la testa e ha buttato l'Agropoli nel baratro. E allora la partita finisce 1-1, segna Davella per l'Agropoli, Fioretti per la Vigor Lamezia, ma è successo praticamente di tutto in un secondo tempo che probabilmente spiana all'Agropoli la strada per la retrocessione, perché adesso sarà molto molto difficile tenere testa anche alle altre
impelagate nella lotta per non retrocedere. Intanto la Vigor Lamezia muove la classifica, si porta a 16 e pensa al miracolo. A risentirci per le prossime partite dell'Agropoli.